Signori, buongiorno. Oggi è il 29 aprile, situazione Covid a Legnago. E ad oggi ci sono 166 persone coinvolte, di cui 64 sono i positivi e 102 sono in quarantena, quindi sono a casa e in isolamento. Ecco, c'è un grosso sbilanciamento fra questi due numeri perché di solito è sempre al 50% fra i positivi e le persone che sono in isolamento, ma è un numero importante è legato al contatto scolastico. Sappiamo che da quando sono state aperte le scuole qualche problemino c'è stato, ci sono ben 72 ad oggi. Però queste persone normalmente sono in isolamento, che tra l'altro dovrebbe scadere anche entro qualche giorno, quindi molte di queste usciranno proprio anche entro domani dall'isolamento. 8 persone sono dei nostri concittadini, sono ricoverate, quindi anche questo dato è in parte diminuito. Eravamo a più di 10, 12 e anche a 13 eravamo arrivati nelle settimane scorse, ad oggi siamo ad 8. E per quanto riguarda l'ospedale, anche qui i dati sono in sensibile miglioramento, sono 38 in isolamento nei vari reparti di isolamento infettivo e 6 in terapia. E la settimana scorsa eravamo più di 60, quindi insomma siamo sicuramente in miglioramento e speriamo che questo dato venga confermato e anzi che tendi ancora a calare. Case di riposo siamo ancora libere da Covid, fortunatamente che le diamo bene. E vaccini, sappiamo che è un tema molto caldo e sentito. In questo periodo le informazioni che ho io che sono in arrivo molti, molti vaccini, qualche decina di migliaia, e quindi la ASL si sta attivando proprio per dare una risposta importante proprio in questo senso. Per gli ultra ottantenni c'è stata una grossa azione, un grosso intervento da parte di medici di famiglia che hanno dato una grossa risposta proprio alle persone che hanno difficoltà, che non possono raggiungere il centro di vaccinazione. Ma questo si avrà modo anche di completarlo anche in queste settimane, proprio anche grazie anche proprio ai medici di famiglia. Si è aperta la prenotazione, pur con qualche problema, come sappiamo, per gli ultra settantenni, ma da questa settimana si dovrebbe aprire anche agli ultra sessantenni. Ecco, quindi vi invito a questo punto a insistere sul portale per le prenotazioni. Sappiamo che a livello provinciale sono 4 i punti, e quindi ovviamente il consiglio mio è quello di aspettare, attendere al centro di vaccinazione qui di Legnago. Però dovrebbero arrivare proprio questi vaccini che dovrebbero dare una grande risposta. Ecco, quindi sarà mia cura eventualmente quando ho delle informazioni puntuali di mettere sulle varie nostre pagine di informazione quelle che sono le modalità per agevolare questa situazione. Grazie a tutti voi e buona giornata.